di Liberi TV, l'ordine dei lavori ora per di prestare attenzione all'indirizzo in vale a dire Liberi TV chiocciola gmail perché solo attraverso un'email a questo indirizzo, se entro la fine del di giorno con l'approvazione dell'ordine del giorno. Io mi accodo ai ringraziamenti che poc'anzi ha fatto Riccardo nei confronti di Donato Volpicella, perché è grazie a lui che questo congresso si è potuto realizzare, grazie a lui che ha approntato tutta la parte tecnica sul sito internet ed è grazie a lui che da Bari ci sta mandando appunto in onda in tutto l'universo mondo dove arrivano, voglio dire, le onde di internet e di tutto di più. E, quindi no, fuori di scherzo, veramente grazie Donato per il lavoro che stai facendo, perché altrimenti questa trasmissione non sarebbe potuta andare in onda. C'è la trasmissione proprio di lavori congressuali che oggi ahimè ci vedono in pochi intimi, però potevano essere anche centinaia di migliaia, ma potevano essere anche milioni, potevano essere centinaia, insomma il valore, voglio dire, lo stesso. Quindi ripeto, alla fine dell'intervento di Gianni Colacione ci sarà l'approvazione di eventuali emendamenti all'ordine del giorno dei lavori. Se non ce ne saranno, passeremo all'approvazione dell'ordine del giorno dei lavori, dopodiché apriremo subito il dibattito generale al quale io mi iscrivo a parlare. Ci sono già delle richieste di intervento, per cui dopodiché nella fase di votazione dell'ordine del giorno dei lavori daremo l'elenco, per cui le persone che saranno chiamate si prepareranno e saranno poi approntati i collegamenti. Per adesso chi è iscritto a parlare c'è Passalacqua e Rubagotti. Chi si vuole iscrivere a parlare deve inviare un'email a liberitv@gmail.com. bisogna essere iscritto al congresso, vabbè, tutte le regole insomma le sapete, le sono state pubblicate sulla nostra pagina. E con piacere che do la parola a Gianni Colacione, direttore della Web TV. A te la parola, Gianni. Cosa? Resto, sì. Allora, perfetto. Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa è l'apertura normale che io utilizzo per ogni trasmissione. Tutto sommato questa qua è una trasmissione come le altre che resterà a disposizione di tutti coloro che vorranno, e ringrazio anche Marco che mi fa compagnia. Magari possiamo in questa piccola relazione, è anche troppo, ma comunque sia, magari interloquire, magari dire alcune cose insieme. Io ovviamente sono addetto in qualche modo alla parte editoriale un po' del, anche se Liberi TV è collocata in un modo, diciamo, su tutta la penisola, la redazione è collocata e in modo autonomo agisce e propone materiali, però insomma in qualche modo io mi interesso un po' della parte editoriale e devo dire che ringrazio coloro che hanno lavorato. Io non ho fatto praticamente nulla per questo congresso, la parte tecnica, perché è complicato, è abbastanza complicato, sembra una cosa, poi perché poi si interseca anche a adempimenti statutari, quindi devono essere insomma delle cose abbastanza fruibili da tutti. Per quanto riguarda la parte editoriale, io ecco vorrei portare a conoscenza di chi magari non è più addentro delle cose di Liberi TV, che insomma siamo, questo lo dico con orgoglio, alla ormai soglia delle 400.000 visualizzazioni dei nostri video sul canale YouTube, che è il nostro contenitore di riferimento di video a livello planetario, mondiale, possiamo dire, abbondantemente più di 2000 video, e questo potrebbe voler dire tutto e niente se non lo leggessimo con praticamente l'ottica della nostra mission, che sta nello statuto, che sta un po' nell'ispirazione con cui è nata questa Web TV, che è una Web TV che ovviamente si è scelta una strada
non semplice, perché ovviamente non ci facciamo mancare nulla, che sarebbe quella di una apertura a 360 gradi per quanto riguarda temi, argomenti, vicende, persone da far conoscere a più persone possibili. Quindi non una TV, diciamo, di settore, specializzata su un settore che ovviamente potrebbe pescare su una utenza, su un target, e quindi magari fare tante visualizzazioni su argomenti sempre specifici, ma una web TV che ha cercato di offrire tanti argomenti che ha ritenuto, come appunto da statuto, come statuto recita, che ha ritenuto che non avrebbero altrimenti avuto possibilità di essere adeguatamente conosciuti da parte del pubblico. Oggi ovviamente la conoscenza, è inutile stare a fare qui, non sono certo un esperto di media, però insomma sappiamo benissimo che la conoscenza passa molto anche per internet. L'informazione, che è una parte della conoscenza, passa molto per internet. Ci sono ormai dei palinsesti personali che si fanno per quanto riguarda la fruibilità del video, ciascuno se li fa utilizzando proprio internet, delle singole trasmissioni, saltando anziché col telecomando, con il mouse, anziché con il telecomando sulla televisione, con il mouse da un sito all'altro. E Libre TV in questo ha una parte. Per dare un pochino la misura di quanto io ho detto, vorrei soltanto analizzare, poi magari anche con Marco, se possiamo, due parole le diciamo. Su questo, cioè partire da quelli che sono i primi 10 video che noi abbiamo. Abbiamo una piccola, o meglio, YouTube che contiene i nostri video, offre tutta una serie di possibilità, di statistiche, eccetera, eccetera, e ci dà la possibilità di capire, per esempio, quali sono i primi 10 video che il pubblico ha maggiormente gradito. Ebbene, in questi 10 video noi abbiamo delle tipologie abbastanza diverse. Perché se il primo video è un video realizzato da, io penso, dunque, messo insieme sicuramente il montaggio da Marco Marchese, qui presente, che ringrazio, che ha fatto un ottimo lavoro, e Antonio Carrieri, se non sbaglio, che è un video semplicissimo di interviste, ma in quella semplicità, interviste sull'omosessualità realizzate in Calabria, dove appunto vive Marco, Riccardo e Antonio. Veramente offre uno spaccato che evidentemente è stato, perché con 25.000, più di 25.000 visualizzazioni, è stato molto molto veicolato sul web. Ecco, ebbene, da quello il video successivo già è una cosa molto diversa, e quindi diciamo diamo la conferma di questa missione, diciamo, generalista, se così, caratteristica generalista di questa web TV, perché passiamo a un video che è di contenuto giornalistico vero e proprio, cioè da un punto di vista proprio anche molto tecnico, perché Paolo Barnard e Warner Mosler, quindi parliamo di materia economica, sempre grazie a Marco Marchese, e siamo passati quindi a una produzione vera e propria di una conversazione, di una produzione giornalistica. Anche culturalmente, insomma, abbastanza importante. E sempre tra questi 10 video troviamo, per esempio, più video che vanno a toccare la materia dell'antiproibizionismo. Per esempio, su uno di essi abbiamo avuto la fortuna, che poi certe volte è la fortuna di essere stati gli unici a registrare un evento in cui praticamente in una parte di esso si parlava dell'utilizzo dei cannabinoidi, del CBD, e soprattutto dell'utilizzo, ma soprattutto delle doti, diciamo, terapeutiche, delle qualità terapeutiche di questi principi attivi, ed è stato molto gradito. E quindi vediamo che appunto la composizione dei video, diciamo, di punta, se così possiamo dire, che sono quelli là che presentano un po', che sono un po' il nostro vanto, quelli che sono stati un po' più visti, hanno delle caratteristiche molto diverse. Abbiamo avuto nella storia, diciamo, di questa piccola, della breve storia, ancora questa che si dovrà fare, ma insomma, di questa web TV, dei contributi che io ringrazio, magari con persone e anche altre realtà web
che ci hanno aiutato, che magari noi abbiamo anche, diciamo, l'ambizione di dire che abbiamo aiutato anche noi allo sviluppo e che magari non sono più, magari le state si sono separate e hanno contribuito anche alla realizzazione di questo di questi video. Speriamo appunto che tornino anche ad aiutarci. Lo scorso congresso noi abbiamo fatto, e questo appunto è un richiamo importante perché appunto si è trattato di una vera e propria, più che svolta, di un completamento importante. Abbiamo aggiunto alla missione giornalistica, diciamo, del giornalismo freelance, una caratteristica importante di questa Web TV, che è quella appunto della Web TV di servizio. Cioè abbiamo ritenuto, che oltre alla, produzione strettamente giornalistica, quindi per quanto riguarda le trasmissioni, per quanto riguarda, le interviste e così via, anche abbiamo ritenuto importante, dare spazio a eventi anche semplicemente con la registrazione degli eventi integrali, e questo abbiamo fatto, abbiamo cercato di realizzare in questo anno. E penso che insomma abbiamo avuto anche un buon riscontro. Riccardo, generosamente in apertura prima, ha citato l'impegno a Roma, per quanto riguarda le registrazioni del municipio Roma 7, che in qualche modo facciamo ormai da ben 65 sedute che abbiamo tutte quante sul nostro archivio, che sono anche apprezzate dai vari cittadini che fanno parte. Che sono appunto parte della città e che sono quasi 340.000 persone, insomma, quindi non è poco. Dobbiamo dire appunto che siamo stati da questo, ovviamente, di questa necessità, di questa assenza di streaming in questo piccola, no, non si può dire piccola, però in questa porzione di città, allertati dal nostro amico, che è Davide, Tutino, che insomma in qualche modo ci ha allertato e abbiamo colto al volo, e in qualche modo ci siamo imposti dando, presentando la necessità e evidentemente io spero anche raggiungendo il gradimento da parte dei cittadini di questa appunto presenza che dà la possibilità ai cittadini di poter verificare il parlamentino, i lavori del parlamentino di prossimità, cioè il primo, diciamo, organo elettivo istituzionale che è quello del municipio. Nell'ambito di questo, abbiamo anche cercato, forse con un'ambizione, ma insomma abbiamo anche provato a farlo, partecipare a un bando. Voglio dire, perché insomma, anche se magari non siamo riusciti poi a vincerlo, però insomma, abbiamo anche soltanto nella realizzazione della domanda, non è stata cosa semplice, è stata abbastanza complessa perché abbiamo dovuto insomma cercare di presentare, pur nella nostra minima organizzazione, comunque sia presentare una domanda con certe forme, certi requisiti. Abbiamo cercato appunto di partecipare a un bando che l'ACEA, in una iniziativa che si chiamava ACEA per Roma, faceva per i municipi e appunto presentando appunto una proposta di servizio per i cittadini del settimo municipio, cosa che già facevamo ma che avremmo potuto, visto che questo bando avrebbe previsto, qualora appunto si fosse riusciti a vincerlo, una somma che la CEA avrebbe appunto erogato per strumentazioni migliori. Però purtroppo non siamo riusciti a vincere, ci sono state altre realtà perché era diretta sia ai cittadini che alle associazioni e quindi come associazione abbiamo provato a contribuire, diciamo, a partecipare. Un'altra cosa importante che io volevo sottolineare è che in questo nostro lavoro, io poi Marco vorrei anche sentire anche lui perché è interessante, magari una relazione non è che debba essere necessariamente monologante. Però una cosa che volevo dire importante è che abbiamo cercato di realizzare l'interattività non soltanto con la partecipazione, come un po' la nostra storia iniziale, cioè la partecipazione nelle trasmissioni a due, a tre, a volte anche a quattro persone, però anche con semplicemente la possibilità di commentare i nostri
i nostri lavori, diciamo, le nostre registrazioni, qualunque esse siano state, trasmissioni, eventi, interviste singole che hanno portato, in qualche modo hanno convogliato, ecco, degli interessati a commentare. E ci sono alcuni video soprattutto realizzati da Riccardo che hanno e tuttora, dopo direi ormai anni, praticamente realizzano tutta una serie di commenti in cui ci si scambiano, ci si risponde, poi magari a volte anche in modo un po' trascendendo, però insomma è pur sempre una sorta di interazione, perché poi ci sta un vero e proprio dibattito che si sviluppa alcune volte, è anche interessante, quindi si dà il via su certi argomenti, soprattutto quelli là dei diritti, che è un po' percorso da Riccardo e da Marco, coppie di fatto, diritti di omosessuali, omosessualità. Abbiamo dei video molto importanti su questo. Ebbene, e questo è stato possibile sempre grazie a questo grande strumento. Io non mi dilungherei ulteriormente, vorrei soltanto fare un ultimo, diciamo, appello. Un ultimo appello che poi, vabbè, lo sentirà anche Marco, ma se ha da aggiungere qualcosa. Un appello che è questo: praticamente, io penso che una web TV o una TV in generale esiste nella misura in cui qualcuno la vede, qualcuno la ascolta. Per quanto riguarda la web TV, io penso che sia necessario, sia fondamentale per lo sviluppo e il trasferimento di questo sapere in qualche modo, di queste conoscenze che veicoliamo, che non è che per carità creiamo, però veicoliamo, anche l'aiuto, sia necessario l'aiuto dei singoli che non solo che ascoltano, ma che magari vengono a conoscenza di questi video, li vedono magari dopo, non in diretta, in registrata, dopo un mese, dopo 2 mesi, quando ne hanno la possibilità. E l'aiuto quale sarebbe? Semplicemente loro stessi di rendersi in qualche modo messaggeri di informazione, facendo circolare questi video, semplicemente con una condivisione su Facebook, con un invio per mail. Con qualsiasi modo, ma che si può appunto peraltro realizzare con tablet, con smartphone, come tantissime volte facciamo, ecco, facciamo girare questa conoscenza, rendiamoci e rendetevi insieme a noi messaggeri di informazione in questo modo per far decollare questa conoscenza e indirettamente direi anche questo strumento che è il Libre TV. E magari appunto decollando, aumentando ovviamente il bacino poi di interessi, di utenza in modo ampio, beh, si riuscirebbe anche magari a essere meglio organizzati, a essere meglio e anche soprattutto di più da un punto di vista numerico e quindi poter fare più cose. Io mi fermerei qui, magari ecco, se sento, vorrei sentire anche Marco, insomma, che sta lì presente. E l'ho lasciato un po' come una statuina. Però mi sa che c'è qualche problema con la linea. Io chiedo alla regia se. Allora. Ah, ok, va bene. Allora, va bene, d'accordo. Io direi che chiudo qui, diciamo, la mia relazione e restituisco la linea. Poi magari Marco lo possiamo sentire in un altro momento anche su questo. E restituisco la linea alla regia e auguro a tutti quanti noi buon congresso e forza Libre TV.